a questo atteggiamento di fermezza e di supporto all'integrità territoriale dell'Ucraina non è stata in alcun modo esclusa la possibilità di apertura ad un dialogo costruttivo con la Russia, improntato al rispetto dei principi di sicurezza europei, al rafforzamento delle misure di confidence building e, su basi di reciprocità, all'adozione di interventi improntati ad una politica deescalatoria. Parallelamente alla discussione politica avvenuta nell'ambito del Consiglio Atlantico, il SECUR ha definito alcune misure preventive, con la duplice finalità: da una parte di incrementare le attività di vigilanza e presenza nell'area di responsabilità, fondamentali per garantire un monitoraggio costante del dispositivo russo nell'ottica di mantenere un quadro aggiornato della situazione e valutare ogni eventuale effetto sulla sicurezza dei singoli alleati e dell'alleanza nel suo complesso. Dall'altra, di avviare una serie di misure addizionali tese a favorire l'aumento della prontezza delle forze alleate, rafforzando i dispositivi già approvati dal Consiglio, con particolare riferimento alle misure di assicurazione sul fianco sud-est. Anche l'Italia contribuisce a queste iniziative di rafforzamento, innalzando le prontezze operative dei propri assetti e incrementando la partecipazione alle attività operative ed esercitative. Con riferimento a quest'ultima, alle esercitazioni, in questo momento, accanto alla loro usuale funzione di preparazione delle forze e di verifica della loro operatività in funzione di possibili scenari, svolgono anche un ruolo essenziale nella comunicazione strategica nei confronti della controparte.